Benvenuti a tutti carissimi amici di Lancio Spinning e di Spazio Spinning, quanti nomi ormai non ci capisco più una mazza, neanche io. Beh, state vedendo un cartellino con scritto su Caperlan e scritto su Barn 40. Sì, oggi voglio parlarvi di questo artificiale, esattamente, voilà, eccolo qui. Parlo del Barn 40, un piccolo artificiale per chi pratica il light game in acqua dolce. È lungo circa 41 mm, pesa poco più di 2,6 grammi, sul sito Decathlon riporta 2,8 grammi, ma è sbagliato. Ha una grossa paletta sul davanti che lo fa sprofondare di circa 3 metri durante il nostro recupero. Beh, come ho già anticipato, come ho detto, un prodotto Caperlan, quindi un prodotto che potete trovare solo ed esclusivamente all'interno di una catena Decathlon. Se non avete una catena Decathlon vicino a casa, potete andare sul sito www.decathlon.com, potete acquistarne qualcuno. Voglio parlarvi di questo prodotto e voglio subito dirvi i pro e i contro di questo piccolo artificiale. Parliamo dei pro, sono decisamente la paletta è un pro. Io, essendo un pescatore, ripeto di nuovo la parola pro, noob, non sono un pro, praticamente a volte sbaglio, lancio su pietre, massi, sbatto sulle dighe, combino veramente disastri. Devo dire che la paletta, ho altri artificiali simili a questo in cassetta, la paletta non mi ha mai veramente abbandonato. Poi anche la vernice, le colorazioni sono anche abbastanza carine, la vernice non si graffia facilmente. All'interno abbiamo anche una piccola pallina, non so se riuscite a sentirla, ecco, che praticamente rende l'esca più catturante. Infine l'ultimo pro, il più importante secondo me, è anche il prezzo. Il prezzo è veramente contenuto. Infatti pensate che un gioiellino di questo riuscirete a portarvelo a casa con soli 2 euro. Avete capito bene, con 2 euro vi portate a casa una cosa simile. Beh, ha anche dei contro questo artificiale. Ecco, cioè io ho riscontrato solamente un difetto. Vi mostro le ancorette, che sono secondo me la cosa più difettosa, molto importante, peccato. Eccole qui, le ancorette sono veramente piccole, però sono anche molto ma molto sottili. Non so se adesso la cam riesce a mettere a fuoco automaticamente. Beh no, non riesce, perché fa anche abbastanza cagare. Comunque ve lo assicuro io, se dovete acquistare questo artificiale vi consiglio subito di cambiare le ancorette, perché così evitate delle bestemmie durante un recupero magari di qualche cosa di veramente grosso sull'amo. Anche se di prede grosse non ne catturerete molte, io sono riuscito a portare a casa oltre la miriade di persici solo qualche black bass di media misura o piccola misura, che non superava i 700 gli 800 grammi. Però per chi pratica il light game è veramente un'esca molto molto efficace. Vi faccio vedere anche qualche colorazione. Io ne ho acquistati oggi due. C'è questo che assomiglia, se non sbaglio, ad una trota, e questo qui che assomiglia proprio ad un persico. Questo è tutto da The Doctor per Lancio Spinning e Spazio Spinning. Vi saluto anche dicendovi che, mannaggia, nella descrizione potete trovare anche il link alla nostra pagina Facebook. Potete trovare anche la nostra pagina Facebook Lancio Spinning, potete anche trovare il link al nostro blog www.spaziospinning.altervista.org. Adesso stacco perché veramente la webcam mi è caduta dal piedistallo, e saluti da The Doctor di nuovo.